Vuelta a San Juan con Max Ricezze. Max, non potevi mancare dopo quasi 19 anni di professionismo. Smetterai dopo questa corsa, tra qualche giorno appenderai la bici al chiodo. Un'avventura bellissima. Sì, sinceramente sì, è un'avventura molto bella, una carriera di quale sono molto, molto orgoglioso. Che è migliore noi finirla qua nella mia terra, in questa bellissima gara che si sta facendo da tanti anni con questi campioni. Cosa farai poi dopo, una volta che avrai smesso di correre? Ci hai già pensato, immagino? Sì, la prima cosa che farò è passare tempo con la mia figlia, che è quella che le ho tolto tanto tempo e ho sacrificato di più. Come si chiama? Quanti anni ha? Rebecca, ha 8 anni. E poi va bene, lavorare un po' un'azienda che ho qui a San Juan, poi un'altra di famiglia a Buenos Aires, e mi piacerebbe anche fare qualcosa con i bambini qua a San Juan, no? A farli crescere, visto che stanno finendo il velodromo, e sarà molto importante per noi e per il nostro ciclismo. Hai esordito nel 2006 con la Panarie, quindi con i Reverberi, tantissimi anni fa. Cosa ricordi di quelle primissime corse? No, ricordi bellissimi. Poi alla fine, sai, io ho fatto poco dilettante, ho fatto solo 2 anni dal ciclismo nostro, che eravamo molto indietro. Praticamente in 2 anni mi sono trovato tra i professionisti a correre con i campioni al Giro d'Italia, no? E quindi, cioè, non me lo sarei mai immaginato. Quei ricordi là, proprio il primo giro, mi ricordo avere Bettini di fianco, a Petacchi, a Di Luca, tutti i campioni, e io li guardavo e restavo sorpreso, no? Era proprio un'emozione bellissima per me, quindi sono stati anni bellissimi. La prima vittoria, o comunque la vittoria più bella che ricordi in tutti questi anni? Non ne ho molte, e quindi le poche che ho sono state tutte emozionanti. Come ho detto prima, quando ho vinto i giochi panamericani, che per noi sono molto importanti, è stato bellissimo. Anche qui a San Juan, quando ho vinto l'ultima tappa davanti a tutta la gente, che praticamente tutto l'anello era pieno di gente, è stata un'emozione fantastica. Sei stato poi l'ultimo uomo di tanti, tantissimi velocisti, hai regalato vittorie ai tuoi capitani. Raccontaci un po' i velocisti che hai servito, diciamo così. Un po' tutti, ho iniziato con Modolo, dopo da Modolo sono andato in Quickstep con Kittel e poi con Fernando, che è quello che sono più legato, anche con Elia ho continuato lì, che sono più legato. E alla fine con loro, no? Sono con quelli che sono rimasto più a pelle, con Fernando, con Elia. Viviani e Gaviria, come si pilotano in volata? Chi è più facile da portare in volata? Chi è stato più semplice? No, tutte e due, basta capire un po' quello che vogliono loro. Sinceramente vogliono due corse molto diverse, no? Da quello che magari ero abituato con Fernando, a Elia no, voleva un'altra maniera. Che maniera, se ci puoi raccontare così per dire. E magari Fernando voleva le volate lanciate un po' più lunghe, e lì al venire arrivare dalla pista per lui voleva più esplosive e più corte, no? Però per fortuna mi sono riuscito ad adattarmi bene con tutte e due, con i quali, come ti ho detto, sono i veri amici che mi hanno lasciato il ciclismo. Quanto è cambiato il Max, il ciclismo, in tutti questi anni, dal 2005-2006, da quando hai cominciato fino ad oggi? No, è cambiato moltissimo, molto. Sembra, cioè, io che ho vissuto dal 2005-2006 finora, ho visto cambiare proprio completo per completo il ciclismo. Quando io sono passato, praticamente i giovani non avevano valore, no? Anche se eri forte, non contavi, e ora già prima praticamente i giovani sono quelli più, è giusto così, no? Come ora, sono più valorati. Cioè, l'unico rammarico, magari avrei detto sì, perché non sono nato in questa epoca qua, però vabbè, una cosa, sono piccole cose, no? Però il resto, cioè, non cambierei nulla. Ma è vero che c'è un po' meno di rispetto da parte dei giovani? Qualcuno forse dovrebbe rispettare di più i corridori, voglio dire, più esperti? Sì, non è per criticare, no? I giovani e tutto, però è anche un discorso di squadra, no? Che li fanno correre più aggressivi. Io mi ricordo quando io sono passato, anche se non facevi niente, ti dicevano su e dovevi stare tranquillo, no? Ora i giovani vedi che fanno degli errori, tu le dici qualcosa e si arrabbiano. Però vabbè, alla fine, come ti ho detto, è cambiato tutto,
Non è una critica, diciamo, però è un cambiamento che ho visto, sì. Hai avuto tanti direttori sportivi in Ammiraglia, con chi hai legato, sei rimasto più legato? Con Brahma, con il Brahma. Perché? Perché si è matto lui, no, perché ho bellissimi ricordi, in più bei ricordi ho in cui Step, quindi lui, anche Tom Stills, per me sono stati i migliori direttori che ho avuto, però il Brahma un po' più legato magari perché... Sai, lui ti sta sempre dietro, ti chiama, abbiamo un bel rapporto di amicizia. Hai un aneddoto da raccontare simpatico col Brahma, una cosa così che ti ricordi? Col Brahma? No, perché io sempre sono stato tranquillo con lui. Una volta solamente al Giro d'Italia che mi ha fatto, però c'è anche Fernando in mezzo, che praticamente Fernando, quando ha vinto le quattro tappe al Giro, una tappa siamo partiti in salita e tiravamo noi perché c'è una fuga. E a Fernando gli facevano male le gambe, noi non voleva avere mal di gambe, voleva fermare la squadra, il Brahma no. Fernando ha fatto finta di staccarsi perché lo faceva un po' apposta. E il Brahma mi fa staccare anche a me, io portare lui. Loro si sono messi a discutere, Fernando ha fatto uno scatto, rientrato, io sono rimasto al vento. Ha detto Brahma, a me non chiamarmi più per queste cose. Fa, hai ragione, stai tranquillo. Però è un po' un'aneddota anche con Fernando, dai. Senti, invece l'ultima domanda, Max, avresti magari forse continuato ancora un anno se avessi trovato squadra? Cavendish, sappiamo, ti aveva promesso qualcosa, sei rimasto molto male dell'atteggiamento di Cavendish, cosa puoi dire ulteriormente? Sì, l'idea, cioè io volevo già smettere l'anno scorso, dopo lui mi ha chiesto di fare un altro anno, mi ha trovato squadra in B&B e tutto, dopo ha provato a inserirmi anche in Astana, però vabbè, alla fine ci sta che non mi posso portare o no, che non riesco a portarmi, no? Quello che non comparto è stato il suo atteggiamento. E non si è fatto più sentire sostanzialmente. Non si è fatto più sentire, bastava un messaggio, una chiamata e dirmi Max, ascolta, non riesco a portarti, mi dispiace, io non posso dirgli niente perché lui doveva fare la sua carriera, non può restare al vento. Quindi è stato quello che mi è dispiaciuto di più, ma per il resto va tutto bene. Senti, ultimissima, veramente ultima domanda. Corri ogni giorno appunto come fosse l'ultima corsa, perché sarà così ancora 4-5 giorni di gara e poi sarà finita. C'hai un'emozione particolare? Non è che ci ripensi, magari chissà, trovi una squadra e corri ancora un po'? No. Cioè, il dubbio c'è sempre e mi viene la voglia perché mi sento bene fisicamente, mi sono anche allenato tanto per correre qua. Però ti sono sincero, ho preso una decisione, bisogna essere rispettata. Quando l'ho detto di basta, bisogna finire perché altrimenti andiamo avanti troppi anni e non è giusto, dai. Devo, anche perché, come ti ho detto, ho dei conti pendenti con la mia figlia che devo recuperare tutto e alla fine un anno in più, un anno in meno, non cambierà la mia carriera, cioè non mi cambierà niente. Io tutto quello che ho sognato correre o fare in bici l'ho fatto, quindi cuore in pace. Ma Rebecca va in bici? Sì, ma poco, gioca hockey, e quindi per ora va bene, speriamo che non mi chieda di correre in bici. Allora un saluto da tutti i tuoi tifosi in Italia, ai tantissimi tifosi che ti seguono, ovviamente Bici Sport ti saluta e ti complimenti insomma con tutta la tua bellissima carriera che hai fatto. Ok, grazie mille, un saluto a tutta la gente, a tutti gli amici che ho in Italia. Ciao Max. Ciao.